Buon martedì sera a tutti voi, ben ritrovati negli studi di TG2000. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. E dunque in apertura di edizione la situazione in Iraq che continua ad aggravarsi. Di pari passo aumenta la preoccupazione della diplomazia internazionale. Non si fermano le atrocità compiute dalle milizie dello Stato islamico, così come prosegue il caos politico a Baghdad con il premier uscente al-Maliki che non intende riconoscere la legittimità del suo successore al-Abadi. Ci sono militari nelle strade, il rischio di un colpo di Stato. Il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, è partito proprio oggi per l'Iraq come inviato personale di Papa Francesco. I servizi di Maurizio Dischino e Nicola Ferrante. Scappano tra le montagne irachene di Sinjar, brulle senza ripari, sono soprattutto donne e bambini in fuga da una settimana. È il popolo della minoranza curda degli Yazidi. Erano 500.000 con 4.000 anni di storia e di sincretismo religioso alle spalle, ma ora per loro e anche per i cristiani non c'è spazio nel califfato pianificato dai criminali dell'ISIS nel nord della Siria e dell'Iraq. I jihadisti di matrice sunnita infatti hanno deciso di annientare le minoranze etniche e religiose che non si convertono al loro cosiddetto Islam. A Washington, Dakhil Shamo Elias, con una delegazione di Yazidi, ha appena parlato al Dipartimento di Stato americano. Fa fatica a ripetere cosa sta accadendo ai bambini e alle donne del suo popolo. Le nostre donne sono sequestrate, vendute al mercato e violentate dai jihadisti, racconta Elias tra le lacrime. Gli Yazidi, che invece riescono a sfuggire alla persecuzione dei miliziani islamici, si rifugiano sulle montagne Sinjar. Almeno lì per il momento una speranza arriva dal cielo. Nella notte infatti l'aviazione britannica ha nuovamente lanciato aiuti necessari agli Yazidi in fuga. Sempre nel nord dell'Iraq anche 100.000 cristiani sono vittime della persecuzione dei jihadisti. Ad Erbil trovano rifugio in chiesa, ma molte donne sono ancora prigioniere dei jihadisti. Per portare la vicinanza di Papa Francesco a tutte le popolazioni sofferenti, proprio oggi è partito per l'Iraq il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Sul piano militare, intanto, l'esercito curdo continua ad avere il sostegno di aerei e armi americane per respingere i miliziani dell'ISIS. Sul piano politico, invece, in Iraq, come se non bastasse, si rischia il colpo di Stato. Il premier uscente Nuri al-Maliki, infatti, stenta a passare il testimone ad Haider al-Abadi, che trova anche il gradimento di Stati Uniti e Lega Araba-Iran. Pagare o morire alla base della fuga dei cristiani d'Iraq anche questa antica legge musulmana imposta su coloro che non volevano convertirsi. Si paga una specie di tassa sulla vita. C'era una scelta tra pagare la tassa o convertirsi all'Islam o andarsene via. E mentre nei campi a nord del paese le minoranze hanno cercato rifugio dalle persecuzioni, ci si interroga se non possa essere più sicuro tornare nella capitale Baghdad. Io non penso che sia più sicuro del Kurdistan. Comunque, certamente fino adesso viviamo la banale violenza quotidiana da anni, ma certamente non ci sono persecuzioni come è accaduto nella piana di Ninive. Ma adesso se Baghdad è meglio del nord, non so, perché anche nel nord ci sono tanti nel Kurdistan ci sono tanti villaggi cristiani, dove i cristiani possono anche trovare alloggio. Tra poche ore atterrerà il cardinal Filoni, inviato speciale del Papa, una presenza attesa da tutta la comunità cattolica. Il cardinal Filoni è stato il nostro nunzio durante 4 anni e mezzo, forse 4 anni almeno, e quindi noi lo conosciamo, sappiamo che capisce bene non solo le cose che si vedono, capisce anche quello che non si vede e quello che si trama. E quindi è una scelta ottima da parte del Santo Padre per farsi presente vicino a quelli che soffrono. È una condanna chiara e coraggiosa da parte dei responsabili religiosi, soprattutto musulmani, di tutte le persone di buona volontà, dei crimini commessi in Iraq dai jihadisti dello Stato Islamico contro cristiani, yazidi e altre minoranze religiose. È stata chiesta oggi dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso guidato dal cardinale Jean-Louis Thorin. Non possiamo che denunciare e condannare senza ambiguità,
si legge nel documento, una serie di pratiche indegne dell'uomo, il massacro per motivi religiosi, le conversioni forzate all'Islam, il pagamento di un tributo, l'espulsione forzata di decine di migliaia di persone e altre violenze. Inoltre la dichiarazione sottolinea che finanziare il terrorismo è moralmente da condannare. La violenza, conclude il testo, non si vince con la violenza ma con la pace. Inizia domani il viaggio apostolico di Papa Francesco in Corea del Sud, dove rimarrà fino a lunedì 18. L'occasione del viaggio è l'incontro con i ragazzi della giornata asiatica della gioventù, ma soprattutto il desiderio di poter parlare a tutto il continente asiatico, come spiega Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, in un'intervista rilasciata al Centro Televisivo Vaticano. Direi che l'importanza di questo viaggio è legata essenzialmente a tre fattori. Il primo è il fatto che il Papa per la prima volta si reca nell'Estremo Oriente, una regione del mondo che, diciamo, acquista una rilevanza sempre più accentuata nella politica e nell'economia mondiale. Va il Papa per rivolgersi a tutto il continente, ecco, non soltanto alla Corea. Certo, il viaggio è per la Corea, però ha come destinatari tutti i paesi del continente, grazie proprio a questa celebrazione della giornata asiatica della gioventù che si svolgerà in Corea. E poi appunto il terzo aspetto è quello del futuro, la gioventù rappresenta il futuro, quindi il Papa si rivolge al futuro di questo continente, si rivolge al futuro dell'Asia. Il messaggio, io credo, che il Papa porterà a questi giovani è che devono diventare protagonisti, ecco, della vita della Chiesa, quindi una presenza attiva, una presenza partecipe, ecco, una presenza fatta di collaborazione e di corresponsabilità. La Chiesa ha bisogno dei giovani, ecco, ce lo ricordava San Giovanni Paolo II, ce lo ricorda il Papa Francesco. Quindi un protagonismo all'interno della Chiesa e un protagonismo anche nella missione. I giovani, questa è la chiamata fondamentale, devono diventare evangelizzatori dei loro coetanei. A proposito dell'imminente viaggio di Papa Francesco in Corea, subito dopo il TG vi mostreremo i santuari dei martiri che visiterà il Santo Padre. Proprio in questi luoghi Bergoglio, come abbiamo ascoltato dalle parole di Cardinal Parolin, incontrerà migliaia di giovani asiatici. Adesso, Vito, rientriamo in Italia, dove 10 grandi città, tra cui, per citarne alcune, Roma, Firenze e Trieste, è allarme deflazione, un processo economico in base al quale diminuiscono i prezzi, ma non si tratta proprio di una buona notizia, come ci spiega Daniele Bungaro. Scendono i prezzi del carrello della spesa. Sarebbe una bella notizia per i consumatori, ma gli economisti lanciano l'allarme. La deflazione cresce in 10 grandi città italiane. Da Torino a Bari, passando anche per la capitale, si registrano prezzi al ribasso, che a dirla così potrebbe far ben sperare. In realtà si assiste al fenomeno della deflazione, che deriva dalla debolezza della domanda di beni e servizi. In altre parole, i consumatori strozzati dalla crisi rinviano gli acquisti non indispensabili nell'attesa di ulteriori cali dei prezzi. Le imprese, così, pur di vendere i propri prodotti, abbassano i prezzi generando una spirale negativa. I prezzi di beni alimentari per la cura della casa e della persona, rileva oggi l'Istat, registrano un calo annuo dello 0,6%, il ribasso più forte dal 1997, una riduzione legata soprattutto ai ribassi dell'energia elettrica e il gas. E intanto l'inflazione scende quasi allo zero. Secondo i dati diffusi dall'Istat, a luglio si attesta allo 0,1%, in calo rispetto allo 0,3% del giugno scorso. Tutto confermato rispetto ai dati preliminari. Il calo dei prezzi è strettamente legato alla fortissima contrazione dei consumi. Cresce infatti il numero delle famiglie italiane costrette a ridurre la qualità e la quantità dei generi alimentari. Si rinuncia a frutta, verdure e carne, e pur di non acquistare, 8 italiani su 10 arrivano anche a mangiare cibo scaduto.
Allo studio del governo c'è la riforma del lavoro, il Job Act promesso da Renzi, poi rimandato a settembre, potrebbe diventare realtà, in particolare il reddito minimo. Resta però l'incognita della mancanza di fondi pubblici. Allora Giuseppe Caporaso ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Da settembre l'esecutivo ci riprova, dopo che tre governi non ci sono riusciti. Il reddito minimo per i poveri verrà discusso in Parlamento da settembre all'interno del Jobs Act, che dovrebbe vedere il traguardo entro il 2015. Chi potrebbe fruirne? L'idea che avanza nelle aule parlamentari di una copertura per coloro che hanno perso il diritto all'ASPI, in pratica chi non è mai riuscito a trovare un minimo di lavoro in grado di far maturare l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, che ha unificato e sostituito la maggior parte degli strumenti a sostegno dei lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro. Un progetto che aveva in passato fatto storcere il naso ad una parte del Partito Democratico, ma che aveva visto il forte interesse dell'ex ministro al lavoro Giovannini. Servivano però oltre 7 miliardi per coprire la platea dei poveri, circa 5 milioni. La strada sulla quale stanno lavorando gli esperti è ora di un assegno verso i più poveri, in grado di farli raggiungere i 500 euro al mese, privilegiando coloro senza alcun reddito e senza entrate. Servirebbe in questo caso almeno un miliardo, e da gestire questo sussidio potrebbe essere chiamata la neonata Agenzia Nazionale per il Lavoro. Sempre sul fronte degli interventi si tende ad ampliare l'ASPI anche a coloro che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa e allungarne la durata. E poi nel provvedimento si punterebbe ad impedire di dare la cassa integrazione nel caso di cessione di ramo d'azienda o quando non sono stati presi in considerazione altri strumenti, come la riduzione delle ore di lavoro per i dipendenti ed evitare così licenziamenti. Si parla poi di un contratto di lavoro a tutela crescente che vedrebbe per il neoassunto tutele piene come i lavoratori più anziani nella stessa azienda, ma solo dopo il quarto anno. Misure che però si scontrano con una mancanza di fondi pubblici e che dovrebbe avere un confronto indispensabile con le parti sociali, cioè imprenditori e sindacati. Cambiamo argomento. Ricorre oggi il 70° anniversario dell'eccidio di Stazzema, un piccolo paese in provincia di Lucca. Il 12 agosto del 1944 i nazisti uccisero 560 civili, tra cui 130 bambini. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi ha inviato al sindaco di Sant'Anna un messaggio. Desidero non far mancare in questa dolorosa e solenne giornata il mio saluto alla popolazione di Sant'Anna di Stazzema, si legge nella nota, insieme con la mia ammirazione per quanti continuano instancabilmente ad operare per la causa della verità. E a tal proposito vi proponiamo ora la testimonianza di Monsignor Luciano Giovannetti, uno dei sopravvissuti. All'epoca era un giovanissimo chierichetto di appena 10 anni. Vediamo. Io ho quasi 80 anni e ancora sogno la notte quello che avvenne. La gente che grida, gli spari delle armi, il sangue che scorre. Sono passati 70 anni da quella domenica d'inizio estate. Era il 29 giugno 1944 quando il piccolo paese di Civitella in Valdichiana, nella provincia aretina, fu travolto dalla furia nazista della divisione tedesca Hermann Göring. 244 le vittime, un paese intero raso al suolo. Tra i sopravvissuti, Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Al tempo dell'eccidio era un chierichetto di appena 10 anni. Recentemente ha avuto la possibilità di portare la propria testimonianza a Papa Francesco, ricevendo la benedizione del Santo Padre e l'indulgenza plenaria per i sopravvissuti e i discendenti delle vittime. Il Papa si è commosso dinanzi al breve racconto che ho fatto anche della mia esperienza. Eravamo sicuri che da un momento all'altro toccasse anche a noi, quindi sono state circa due ore e mezzo in cui siamo vissuti in questo incubo. Il parroco Don Alcide Lazzari offrì la propria vita in cambio di quella dei suoi fedeli, invano. Fu il primo ad essere ucciso. Proprio dal suo eroico sacrificio nacque la vocazione di Monsignor Giovannetti. Questa cosa si è maturata in me e ho capito che il Signore mi chiamava a prendere il suo posto, così sono diventato prete.
Andiamo avanti con la cronaca. Per tornare a parlare dell'immigrazione, continuano gli sbarchi sulle coste italiane. A Catania sono approdati 282 migranti soccorsi ieri, fra questi 60 donne, di cui due incinte, e 62 minori, compreso un disabile. In arrivo invece ad Augusta i 78 migranti salvati, sempre nella notte, nel canale di Sicilia. Sono ripresi inoltre i viaggi della disperazione verso la Sardegna. 9 i magribini arrivati a Calaseggio, sulla costa sud-occidentale dell'isola. Fermati infine in Calabria i due presunti scafisti responsabili dello sbarco di 1.700 stranieri avvenuto ieri a Reggio. I due avrebbero sottoposto a trattamento inumano i disperati, che hanno pagato, pensate, una cifra compresa fra i 900 e i 1.500 dollari per raggiungere il nostro paese. E Medio Oriente, a Gaza, continuano i negoziati indiretti tra israeliani e palestinesi con la mediazione dell'Egitto, quando siamo ormai al secondo giorno della tregua di 72 ore nella striscia. La fotografia della situazione in quei territori nel servizio di Stefania Squarcia, che ha raccolto per noi la testimonianza della Caritas di Gerusalemme. Sentiamo. Il cessate il fuoco di 3 giorni iniziato domenica per ora resiste. Fino alla mezzanotte di domani a Gaza non si dovrebbero sentire più esplosioni né sirene. Una tregua fragile mediata dall'Egitto. Noi non vogliamo soltanto 3 giorni di tregua, vogliamo una tregua permanente. Perché la situazione è terribile. Siamo di fronte a una distruzione totale. 400.000 persone che hanno lasciato le loro case. Metà di loro vivono nelle scuole. 30.000 case erano parzialmente distrutte e 10.000 case erano completamente distrutte. Sulle trattative di pace al Cairo pesa l'incertezza legata alla smilitarizzazione della striscia, mai accettata da Hamas e richiesta da Israele, che intanto ha riaperto il valico di Kerem Shalom, da cui entrano gli aiuti umanitari a Gaza. Non soltanto cristiani hanno dato, ma anche tanti musulmani hanno dato alla Caritas, e non soltanto palestinesi, ma anche israeliani. Non tutti gli israeliani accettano quello che è successo a Gaza, dicono: come possiamo aiutare? Dunque io sono veramente toccato molto e molto grato di questo gesto di solidarietà. La diplomazia lavora, ma a Gaza si contano i morti, circa 2.000 le vittime tra i palestinesi e 67 tra gli israeliani dall'inizio di questo nuovo cruento capitolo del conflitto scoppiato l'8 luglio scorso. Santo Padre, come hai fatto la giornata di preghiera, la veglia di preghiera nella piazza San Pietro, settembre 2000, per la pace in Siria? Noi chiediamo a lei, alla vostra santità, di fare una veglia di preghiera nella piazza di San Pietro per la pace interessante e a Gaza. E da Gaza ci spostiamo nel Libano meridionale, dove un sottufficiale dell'esercito italiano è stato trovato senza vita a Shama, nella base militare che ospita i caschi blu dell'ONU. Il militare friulano di Palmanova, che prestava servizio a Maniago nel Pordenonese, era in Libano da circa 3 mesi. L'uomo è rimasto ucciso da un proiettile proveniente dalla sua stessa arma di ordinanza mentre era di servizio da solo sul posto di guardia. Due le ipotesi al vaglio dell'inquisizione, che escludono l'omicidio. Il colpo infatti potrebbe essere partito in modo accidentale oppure potrebbe essersi trattato di suicidio. Ci spostiamo adesso a Torino, dove stamattina nella sede dell'agenzia giornalistica ANSA è stata recapitata una lettera con un allarmante appello rivolto ai NOTAV, in pratica una delirante chiamata alle armi. Ci dice tutto Massimiliano Cocchi. Il movimento in Valsusa ha fallito, passate alla lotta armata. È un delirante invito rivolto ai NOTAV delusi, la lettera ricevuta questa mattina dalla redazione dell'agenzia ANSA di Torino. Una lettera spedita ieri dallo stesso capoluogo, senza firma, ma in cui si fa riferimento a una sigla, i NOA, Nuclei Operativi Armati, già comparsa qualche mese fa. Gli autori criticano la strategia politica del movimento, definendola completamente sbagliata. Parlano di sistema borghese reazionario, attaccano il governo Renzi e quelli che definiscono i borghesucci di Ascatasuna, il centro sociale torinese da sempre vicino alla lotta NOTAV, e affermano che contro lo Stato non servono denunce, tribunali e avvocati, si pratica la lotta armata. Chi scrive parla poi di un gruppo che avrebbe portato avanti addestramenti strategici e operativi e che ora sarebbe pronto a colpire. È un linguaggio sinistro che fa paura e riporta
porta indietro di 40 anni. La lettera ora è in mano agli investigatori della Digos, che sono concentrati soprattutto su quella sigla, Nuclei Operativi Armati, comparsa in un'altra lettera, forse ancora più delirante, del febbraio scorso, in cui si parlava di un tribunale reazionario e condanne a morte. I responsabili del movimento Notav allora presero con forza le distanze. Attorno alla protesta dei valsusini continua dunque ad aggregarsi di tutto. Da tempo le montagne intorno alla Baita Clarea e al cantiere di Chiomonte sono diventate la palestra della violenza degli anarchici di mezza Europa. Più volte il marchio Notav è stato usato strumentalmente in minacce e rivendicazioni, poi sconfessate dai responsabili del movimento. E così la protesta di una valle contro un'opera ritenuta inutile e dannosa, invece di essere discussa nel merito, è diventata solo un problema di ordine pubblico. E torniamo a parlare dell'Ebola, che continua a uccidere, per la prima volta lo fa anche in Europa. È morto infatti nell'ospedale di Madrid il sacerdote spagnolo Miguel Pajares, che aveva contratto la malattia mentre lavorava per un'organizzazione non governativa in Liberia. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato il via libera all'uso di un farmaco sperimentale per combattere il virus. Tutti i dettagli con Beatrice Bossi. Per migliaia di africani affetti dal virus Ebola, la speranza di vivere ora sta sorvolando l'Oceano Atlantico. Si trova su un aereo diretto in Liberia e si chiama Zetamap. È il farmaco sperimentale messo a punto da un'azienda statunitense in collaborazione con una canadese per far fronte al dilagare dell'epidemia. Il via libera è arrivato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per arginare il virus ha autorizzato la distribuzione di farmaci non omologati, la cui efficacia e i cui effetti secondari non sono ancora del tutto noti. Fino ad oggi infatti il siero è stato testato solo su due persone, due operatori umanitari americani infettati a luglio in Africa ed ora ricoverati nel loro paese, che al momento sembrano rispondere positivamente alla terapia. E nonostante il siero invece non ce l'ha fatta, Miguel Pajares, il missionario spagnolo ricoverato a Madrid dopo essere stato contagiato nell'ospedale liberiano di Monrovia. Sale ancora quindi il numero delle vittime dell'Ebola. L'OMS ha diffuso un nuovo bilancio che fa arrivare a quota 1013 i decessi e a 1848 i contagi. L'ultimo potrebbe essere quello di una passeggera in volo dalla Nigeria e ricoverata subito dopo in ospedale una volta atterrata ad Istanbul, proprio a causa di una forte febbre. Capita nella vita di non saper scegliere per se stessi la strada giusta, lo aveva dichiarato in un'intervista Robin Williams, il celebre attore americano trovato morto nella sua casa in California. Ignote ancora le cause del decesso, ma l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Il nostro saluto a uno degli artisti più eclettici e bravi del panorama cinematografico mondiale, senza dimenticare però, nel ricordarlo, il terribile dramma da lui vissuto. Ci dice tutto Silvio Vitelli. Finalmente un degno avversario. Vestiva i panni di un alieno Robin Williams in questa puntata di Happy Days, dove compare per la prima volta in quel ruolo che lo renderà protagonista della fortunata serie Mork & Mindy. Era la sua prima apparizione davanti a un'audience così vasta. Fino ad allora il suo pubblico era stato quello dei teatri tra New York e San Francisco. Nel 1980 Robert Altman lo trasforma in Braccio di Ferro, regalandogli il suo primo ruolo da protagonista al cinema. Ma la consacrazione arriva 7 anni dopo con il suo Buongiorno urlato ai microfoni della radio dell'aviazione durante la guerra del Vietnam. Good morning, Vietnam! Un'interpretazione che gli vale uno dei suoi 6 Golden Globe. L'ultimo, prima di quello la carriera, lo ottiene con Mrs. Doubtfire, un uomo che non si rassegna al verdetto del giudice che ha affidato i suoi figli alla ex moglie e per stare con loro si finge una strampalata quanto adorabile governante. Surprise! L'Oscar arriva nel 98 con Genio Ribelle, lo stesso anno in cui con Patch Adams veste i panni del primo medico clown del grande schermo. Ma nell'immaginario collettivo è e sarà sempre il carismatico insegnante dell'attimo fuggente, il capitano mio capitano. Capitano mio capitano, anche se il viaggio è finito. E il viaggio è davvero finito per Robin Williams, che in preda a una profonda depressione ha deciso ieri di abbandonare la nave, togliendosi la vita. Lascia la moglie e una figlia, Zelda, a cui pochi giorni fa aveva dedicato un bellissimo tweet per il suo 25esimo compleanno. E a noi restano i suoi quasi 40 anni di attività e di emozioni su pellicola. Addio, capitano. Grazie, figlioli. Grazie.
Questo dunque è il nostro saluto a Robin Williams. Adesso, come anticipato poco fa, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi che il Santo Padre visiterà nella sua imminente trasferta in Corea. In particolare oggi Clara Iatosti ci mostrerà i santuari dei martiri a sud, dove i cattolici sono il 40% della popolazione. In questi luoghi Papa Francesco incontrerà migliaia di giovani cui lascerà il mandato dell'evangelizzazione dell'Asia, sulle orme dei martiri che offrirono la vita per la fede. E allora dunque non resta che augurarvi buona visione. È tutto per oggi, le TG2000 torna domani alle 18.30 subito dopo il Santo Rosario. Buona serata a tutti.